Oggi ragazzi siamo su Princess Run 3D. In pratica diventeremo delle principesse super belle e fantastiche. Guardate poi, c'è anche un castello gigante ed un principe azzurro che mi aspetta. Ovviamente quel principe azzurro non è Robby, però voi non lo dite, mi raccomando, è un segreto. Man mano che andiamo avanti, i percorsi da principessa diventeranno sempre più lunghi e avremo sempre più accessori. Quindi mi raccomando, voi iscrivetevi al canale perché oggi diventeremo delle principesse tutte quante. E poi io non capisco perché in ogni gioco ci siano delle bulle. Cioè, guardate qui, ci sono tre ragazze che sono tre principesse che mi stanno deridendo. Non hanno capito proprio niente. Ora guardate qui come arriverò dal mio principe azzurro. Mi sa che con questo vestito rosa dovrò diventare tipo la bella addormentata. Guardate, oh oh, mi ha fatto anche una foto. Ma vi prego, ditemi che sto per... Non ci credo, per poco ero lì vicino. Guardate, il mio principe azzurro ci è rimasto malissimo. E man mano che andiamo avanti stiamo per sbloccare i costumi tipo di Biancaneve. Quindi guardiamo nello shop cosa abbiamo. Allora, abbiamo il vestito dalla Bella e la Bestia. Oh, ma questo è uno dei miei preferiti, quindi basta, lo compro. Poi Robby dice che spendo sempre un sacco di soldi, ma in questi giochi bisogna farlo, assolutamente. Assolutamente. Allora, vediamo. Qua è la strada giusta. Ma non può andare più veloce? Cioè, questa è molto lenta. Ah, ok. Man mano che andiamo avanti, cammina più veloce questa principessa. Perfetto. Ora dobbiamo prendere il corpetto, ovviamente i tacchi e anche la parrucca. Credo che questa volta ci arriveremo. Sì, ma scusate, mi spiegate io come faccio ad arrivare da lui? Ho capito, secondo me c'è qualcuno che mi sta guardando in questo momento e non vuole che io vada dal mio principe azzurro. E io so chi è. Robby! Io lo so che sei qui da qualche parte e non vuoi che arrivi al castello dal mio principe azzurro. Quindi esci. Ecco. Appunto. Ma Dani, io sono l'unico che può essere il tuo principe azzurro, quindi vieni con me. No, devo continuare a diventare una principessa, quindi adesso vattene via. Ma non vuoi dire come il principe azzurro che hai? No, non vedo. Biondo, occhi azzurri. No, Robby. Uffa. Oh, eccolo qui, è molto più carino di Robby. Ciao, Robby. Io lo sapevo che era per colpa sua che non riuscivo a vincere. Guardate ora. Allora, Dani, devi concentrarti. Devi prendere tutto il potere da principessa che è in te. Guardate, sto prendendo tutto, tutti i soldi e non sto lasciando niente. No, cioè, se non arrivo questa volta dal principe azzurro è il gioco che non funziona, eh. Guardate, ora devo andare da questo lato. C'è la chiave, foto da principessa. Ma perché c'ha la mano così? Sembra che si sta sentendo male. Vabbè. Sì! Sono diventata una principessa! Io lo sapevo, ero fortissima, ce l'avevo dentro di me questa cosa di baciare il principe azzurro. Ora devo spacchettare questi bauli magici. Allora, devo trovare questo scettro magico. Vediamo un po', qui non c'è, qui? No, neanche. Sì, sì! Senza di Robby sto avendo più fortuna del solito. Ecco qui, ora vediamo se possiamo... Ah no, è già iniziata la partita. Allora Dani, ora dovrai diventare Biancaneve. Anche se... no, non ho preso i capelli. No, mi ero distratta e pensavo fosse tipo una cosa brutta. Non ci credo, uffa. Ora sarò senza capelli, avrò i capelli da vecchia. No, questa volta ragazzi, colpa mia, mi sono distratta. E quindi non ce l'ho fatta a vestirmi da Biancaneve. E voi ragazzi, ci avete mai giocato? E soprattutto, vorreste diventare delle principesse? Io l'ho sempre sognato. E poi, dietro questo sfondo, oltre a una ruota panoramica gigante, guardate, c'è un castello che mi ricorda tanto quello della Disney. Ed è fantastico. Ehi tu! Ma come si è permessa questa di tirarmi l'acqua addosso?
addosso. Avete visto? Ecco, brava. La mia assistente le ha dato qualcosa in testa. Sì, ed è svenuta completamente. Bravi, bravi. Solo che ora, ragazzi, mi sa che non ho abbastanza assistenti per arrivare dal principe azzurro. Dovrò impegnarmi di più. Tranquilla, Biancaneve. Ora abbiamo sbloccato i pollicioni all'insù. Questo vuol dire che dovete lasciare tantissimi like sotto questo video. Lo ha detto il gioco, io non ho detto nulla. E ora compriamo qualcosa di speciale. Allora, l'orsacchiotto ce lo abbiamo. Un momento, però non abbiamo l'orsetto. Io voglio l'orsetto, guardate quanto è carino. E vediamo, qualche abito. Ok, ce ne rimangono tanti altri da sbloccare. Quindi andiamo. Andiamo in questa avventura da principessa. Ora abbiamo il corpetto da Biancaneve. Ora andiamo di qui. Devo prendere assolutamente i capelli, perché quei capelli che avevo erano orribili. E niente, ci sono persone che non vogliono che io diventi una principessa. Uffa. Ma guardate, il mio principe azzurro è lì che mi aspetta ed è anche contento. Cioè, tipo, è così fermo, dicendo: Dani, io ti voglio sposare e tu diventerai una principessa. E invece no, ci sono queste cattivone che mi stanno impedendo di andare avanti. Ora siamo al livello 10. Ovviamente voglio sapere anche voi a che livello siete arrivati di questo gioco. Vediamo se questa sarà la volta buona. Allora, sto prendendo tutto e guardate, c'è tutti i soldi che ci sono, tutte le assistenti e, cioè, è impossibile che io non riesca. Vediamo. No, non ho preso i capelli, non ho preso i capelli, non ci credo. No. E infatti la principessa Biancaneve è tristissima di questa cosa. Niente, cioè, è impossibile. Anche perché, ragazzi, cioè, non sono io che sono scarsa. In questo gioco c'erano tre assistenti e tre che mi volevano buttare l'acqua in faccia. E poi c'erano tre scalini che me lo impediscono. Io come faccio? Cioè, è matematica. 3 più 3 fa 6. Io ne avevo solo 3. Oh, questo gioco è una truffa. Sì, io lo dirò al creatore di questo gioco. Secondo me mi vuole male. Guardate, guardate, ora vado nel fango. Cioè, non potevo impedirlo. Cioè, ragazzi, voi siete testimoni. Sapete cosa vi dico? Dato che il gioco non vuole che io diventi una principessa, scrivete qui sotto se secondo voi sono una vera principessa. Abbiamo sbloccato questo nuovo costume. Credo che sia quello della principessa il ranocchio. Voi lo conoscete? È in pratica quel cartone dove devi baciare un ranocchio e poi diventi bellissima. Allora, ora mi serve la rosa per avere il costume dalla Bella e la Bestia. Ma ovviamente non l'ho trovata. Cioè, oggi basta. Mi mangio una mela come le principesse. E anche dove si mangia una mela? Non lo so. No, forse è il caso di lasciarla. Allora, siamo arrivati al livello 11. Vediamo qui cosa succede. Ok, assistente, venga, venga, venga pure. Ora vado da questo. No! Perché è andata dall'altro lato? No, non ci posso credere. Cioè, guarda. No, ragazzi, cioè, sta diventando veramente un gioco comico. Guardate, scivolo all'improvviso da sola. E quelle che ridono, che mi fanno arrabbiare. E voi, ragazzi, vi è mai capitato che delle amiche magari vi vestite in una determinata maniera e ridono di voi? In questo gioco sta succedendo sempre. Guardatele. Ridete, ridete, che tanto siete brutte. Io sono sempre più bella. Ora, ragazzi, canterò una canzone. Magari sarò più fortunata. Guardate. La 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 la. Io sono una vera principessa. Non è vero, sto perdendo. Questa tecnica non funziona. E sapete perché? Perché voi non lo vedete, ma c'è Robby che in questo momento mi sta guardando e mi sta fissando. E io non arrivo dal mio principe azzurro. Non sei una vera principessa. Sì che lo sono. E se tu sei una principessa, allora io sono un principe. No, tu sei un ranocchio. Ecco cosa sei. Ora comprerò qualcosa. Allora, vediamo. Posso comprare il costume dalla Bella Addormentata. Guardate qui. E ovviamente voglio sapere nei commenti qual è il vostro costume preferito. E noi? Niente. Ci rivediamo in un prossimo video, perché devo buttare Robby in piscina. Quindi mi raccomando, ci vediamo domani. Ciao!